Matteo Iacovelli, siamo a quota 39 del Memorial Prospero Musacchio, uomo che ha dato tantissimo allo sport. Qual è la formula vincente? La formula vincente è una manifestazione come questa che gli è dedicata, una manifestazione che vuole dedicarsi ai giovani, alle categorie giovanili, infatti è riservata alle categorie cadetti, e che mira a una prosecuzione nel tempo di quello che era lo spirito di chi ci ha preceduto, di chi si è occupato a lungo di sport come Prospero Musacchio. C'è una caratteristica in questa manifestazione: verranno sette rappresentative da fuori, otto con la nostra, 238 atleti iscritti. È un mini campionato italiano della categoria per cadetti, e non lo dico per esaltare inutilmente o per vanagloria, è proprio considerato tale dai fiduciari tecnici, dai tecnici delle altre regioni che vengono qui a testare i propri atleti, la preparazione in attesa del campionato italiano che si terrà fra una ventina di giorni. A Campobasso si torna a parlare di atletica dopo tanto calcio. Ma se tutti gli sport sono belli, certo il calcio ha una vetrina, quella televisiva, che è molto più appagante. Il mercato dello sport è questo: se le persone amano il calcio, è giusto che al calcio venga dato più spazio. C'è anche da dire, poco fa ne parlavo anche con i colleghi, che l'atletica non ha dato il meglio di sé ultimamente nelle vetrine internazionali, o meglio, l'ha dato per chi ama l'atletica, non l'ha dato come atletica italiana. Però è anche vero che un poco alla volta noi riusciamo a recuperare spazio e tempo. Attenzione, mentre nel calcio le nazioni che competono a livello internazionale infine sono una ventina, oltre 170, nell'atletica ne sono molto di più, e quindi il singolo atleta, oltre che la squadra, può raggiungere dei risultati consistenti e considerevoli. Qui abbiamo in Molise dei ragazzi che si stanno facendo valere, che hanno raggiunto dei risultati. Quest'anno qualcuno sta nelle prime posizioni nella graduatoria nazionale, e pian piano continuerà la crescita. Io sono fiducioso, non nell'immediato, ma nei prossimi anni potrebbe esserci un'ottima riuscita.